Dovevano vincere, lo hanno fatto, ma quanta fatica per le ragazze della Bartoccini Forti Fissi Perugia, che superano solo al tiebreak dopo aver rischiato una rimonta terrificante il falanino di coda Balducci Macerata, successo che interrompe un digiuno di oltre due mesi, ultima vittoria datata 13 novembre contro Pinerolo, successo di fondamentale importanza perché ottenuto in un delicatissimo scontro diretto salvezza. Senza più le americane Dilfer e Samedi, le magliette nere lanciano dal primo minuto il neoacquisto Rai Maria Lis Santos, palleggiatrice portoricana. Buono nel complesso il suo esordio, i primi due set 25-16 e 25-18 dominati nel gioco e nel risultato grazie ad un muro invalicabile con un'alta percentuale di ricezione. Calo evidente invece nel terzo, Macerata ne approfitta per rifarsi sotto e chiudere il parziale 25-23 portando la sfida al quarto, dove il dramma si consuma nel finale dopo aver sciupato anche un match point con le ragazze di Bertini costrette a capitolare 26-24 vantaggi. Tutto da rifare dunque nel quinto, però Perugia si compatta e trascinata da una Gardini formato nazionale. Sotto gli occhi del CT azzurro Mazzanti si aggiudica il titolo di MVP e di top scorer con 25 punti. Archivia la pratica 15-9 dopo una maratona di oltre due ore. Due punti che fanno respirare la classifica e fanno guardare con più ottimismo all'obiettivo salvezza. È stata una battaglia e lo sapevamo, eravamo pronte nonostante l'inizio comunque siamo partite bene, sapevamo che di là c'era una squadra che combatte. Quindi siamo riuscite alla fine a prendercela e siamo contentissime.